Questa fase di semifinale mi fa pensare che non sia un sostituto, sia semplicemente l'arma segreta. Ma stavolta abbiamo MLXG in giungla. Entriamo subito in draft phase. Primo ban dei Fnatic, chiarissimo, la Kai'Sa di Uzi. Mentre dall'altra parte i Royal non vogliono assolutamente vedere Caps con il suo famosissimo Yasuo. E se vi siete persi gli highlight di Caps con quel campione, andatevi a recuperare perché delle performance, meccanicamente parlando, semplicemente fuori di testa. Rimosso Gangplank che stavolta trova rispetto l'emomante da parte dei Fnatic. Quindi Morgana è disponibile, Rakan è disponibile e viene bannata Camille per il power trade tra questi due supporti così predominanti. Ancora una volta la selezione va su Ezreal. Ok. Dall'altra parte però i Royal hanno a disposizione Skarner Morgana. Già, è questo quello che mi preoccupa davvero tanto. Lo Skarner di MLXG inoltre. Non uno Skarner qualsiasi. Vediamo se opteranno effettivamente per questa scelta, ma Morgana, se posso essere sincero, la metterei a priori dalla mia, della serie. Sai cos'è? È che i Fnatic... Horn? Non ti sospettisce un po' l'idea che i Fnatic abbiano lasciato apposta Morgana alla squadra avversaria? Sanno che la possono andare a selezionare. I Royal Never Give Up possono giocarsela anche in maniera più metodica. Oppure... Horn alla cieca! C'è ancora Brom disponibile. C'è ancora di tutto! Voglio dire, mettere Horn dalla tua, o vai a piccare Brom in questo momento e selezioni un duo così opprimente a livello di teamfight per giocare fasi tardive di partita, o questa è una selezione molto audace. Caitlyn Horn. Qui vediamo un po' di highlights tra i Kings on Dragon X e i Royal Never Give Up. Dove effettivamente, voglio dire, i Royal hanno avuto una fase a gironi così pulita, ma contro tutti. Qui... Khan si è trovato abbattuto dalle attenzioni rivoltegli da parte degli avversari, addirittura una Lulu da parte di Ming. Ming sta giocando qualsiasi tipo di campione ad un livello disumano. Arriva Skarner, la Dofnatic, e perché non Morgana a questo punto? Può arrivare Morgana, può arrivare Brom, che è un... Ho visto per un attimo Hecarim, mi stava partendo il... Però, a parte quello, può arrivare anche Brom, perché... Weepo mette Singed di Impact. Eh sì, signore e signori, Singed. Il chimico pazzo arriva per la corsia superiore dei Fnatic. Contestualizziamo, Singed è un ottimo counter sia di Caitlyn con la sua rete di calibro 90 che di Horn, che non può tirare la testata contro la rete proprio per colpa della trappola che va ad applicare una trattenuta come il miasma di Cassiopeia. Il terreno appiccicoso semplicemente va a bloccare gli avversari. Come anticipavi tu, in modo analogo al miasma non c'è possibilità di fuggire, non c'è possibilità di riattivare la suprema. Questo pick arriva alla sprovvista e i Fnatic si stanno giocando su un Singed il tutto per tutto. Può non sembrare, ma è un ottimo pick, lo abbiamo visto in Nord America da parte di Impact, soprattutto contro questi campioni, non contro di Olaf, che infatti è arrivato come pick successivo a quello di Singed nella corsia superiore, ma contro Horn e Caitlyn assolutamente sì. Posso dire la mia? Posto che Weepo vuole giocare una partita a split pushare ignorando il suo KDA e guadagnando mappa per i compagni di squadra, quale campione migliore di Singed? Perché è così semplice eseguire quello che gli abbiamo visto fare con Camille, con Singed. Anzi, lo fai ancora meglio. Due ban rivolti a Caps, un'ulteriore fase di rimozione da parte dei Royal. Ci saluta Aurelion Sol, ci saluta Zoe. Ci saluta Morgana. Morgana. Sensato, mi stupisce anzi tanto non averla vista nella fase iniziale. Assolutamente, ma abbiamo visto i Fnatic preparati nel rispondere ai Royal Never Give Up. Primo pick va proprio ai ragazzi della squadra cinese, ad Uzi, che andrà a selezionare. Può arrivare effettivamente il supporto, dato che è contrastato con quello della squadra avversaria. Invece vanno a prendere un Ryze alla cieca. Occhio perché c'è Cassiopeia open. E qui Ryze viene selezionato. Cassiopeia, come sottolineavi, è disponibile. Pantheon ormai lo sappiamo che viene messo lì solo per aizzare le folle. E giocarsi l'ultima partita con Singed Pantheon potrebbe essere alquanto curioso. Ecco, adesso che hanno urlato possono piccare l'effettivo campione. Sarà Brom per la corsia inferiore, sensatissimo considerato Horn dall'altro lato. Talia è un buon pick in fase di corsia contro di Ryze, proprio come Cassiopeia. Più che altro sto cercando di comprendere la strategia dei Fnatic all'interno del mid-late game, nel lungo periodo. Dipenderà tutto da come verrà giocato quel Singed, se effettivamente in forma split pusher come dici tu o come destabilizzatore di teamfight. Qui, allora, ci sono diverse possibilità, perché oggettivamente, tanto Tahm Kench... Vabbè, neanche a dirlo, cioè...
Ovviamente, ovviamente. Sto dicendo, ci sono diverse possibilità, perché comunque Singed può avere una buona pressione di corsia a seconda dei tempi di build e degli interventi da parte non solo dei jungler ma anche dei laner, considerato che i due mid laner hanno una pressione semiglobale molto importante. Uno col muro della tessitrice, l'altro con il portale dei reami. Corsia inferiore invece è abbastanza standard, dove vediamo per la terza volta consecutiva l'Ezreal di Reckless fronteggiare la Caitlyn di Uzi. Nella partita precedente, nella prima partita, Uzi ha surclassato Reckless. Nella partita precedente Reckless ha surclassato Uzi. Quindi questa è la bella. Chi dei due riuscirà ad avere ragione con questi due pick lo scopriremo solo vivendo, perché si sta entrando nella lana degli evocatori, signore e signori, e questa è la terza volta. Attenzione, perché potrebbe essere l'ultima. E questo è il match point. Ancora una volta, terzo game, come già detto dal mio collega poco fa, Royal Never Give Up contro Fnatic, Cina contro Europa. I Fnatic hanno ancora possibilità di vincere questa serie? Assolutamente sì. La vogliono vincere, viste le prestazioni delle ultime partite? Credo proprio di sì. Allora, lo vedremo nella landa, lo scopriremo nella landa, noi insieme a voi ragazzi, dalla chat. E allora, chi vincerà questo game? Hashtag FNC win per la vittoria dei Fnatic ancora una volta, oppure hashtag RNG win per quella dei Royal Never Give Up, per il possibile 3-0. Voglio dire, date le prestazioni attuali, io, guarda lì quanta folla c'è a sostenere i Royal Never Give Up. Nonostante si giochi in Europa. Sai, i Royal si sono portati dietro un pubblico spropositato. Nella fase a gironi, l'arena di Berlino era per due terzi piena solo di fan dei Royal. Faceva ridere vederlo. Vabbè. Signori, siamo in partita. RNG in questo caso significa random, perché sì, dalla sì. Cina che arriva tutta questa gente random è abbastanza... Beh, se la vedi invece in termini percentuali, voglio dire, la popolazione della Cina rispetto alla popolazione di Berlino è leggermente impari. Ma davvero? Giusto un po', giusto un po'. Let me, con MLXG e Ming in corsia superiore, vogliono davvero il cheese su Singed? Lo vanno a prendere addirittura all'interno del fiume, tipo vieni con me in corsia superiore. No, infatti Bipo va per uno start molto pacato. Che ci fai lì, Ming? C'è da dire che Bipo dalla sua sfoggia una runa, la runa nuova cambiata ormai da due patch a questa parte, e c'è quella che dà la possibilità di massimizzare la durata delle pozioni attivate. Ricordiamo anche che la Suprema di Singed viene considerata una pozione. Sì, codificata letteralmente come una pozione, chiamata la pozione della follia, va a proccare però non l'estensione della durata, va a proccare però quel 5% di velocità di movimento bonus. È un funzionamento abbastanza particolare. Se andate a leggere proprio la descrizione dell'abilità, c'è scritto Singed beve la sua pozione e sì, guadagna sì. statistiche. Esatto, esatto, esatto. Broxa intanto sentinella di quarzo per lui. Dall'altro lato della mappa inizia dai lamabecchi MLXG, per poi portarsi con un terzo degli HP verso la rovo bestia Cremisi. Buono come start, perché junglare ad una salute così bassa permette ad Olaf di avere un clear eccellente. Caps però si sposta, vuole dare fastidio al vichingo. Il lume si trasforma in un lume zombie e quindi sanno che ci sono informazioni. Ma Uzi che subisce questi danni fin dal minuto 1. Anche l'ustione parte di Illissan, così come la guarigione di Reckless. Ok, perché dalla loro i Fnatic hanno utilizzato ben due strumenti dell'evocatore, mentre dall'altra parte né Ming né Uzi ne hanno fatto uso. Sai, ti trovi in una situazione dove hai arrestato in maniera disumana il tiratore nemico e addirittura adesso Ming se ne va in giungla. Voglio dire, ok dover prevenire un tentativo di dive, considerato che Bipo sta già facendo proxy a livello 2. Quanto è bello questo campione, inoltre con la skin da surfer è qualcosa di sublime. Smaterializzatore di minion va a catalizzare ulteriormente la sua capacità di proxy farm. Pressione di corsia immane, già dai primi livelli, è quello che ottieni con questo campione. Ornn, costretto sotto torre, avrà dei tempi molto più lenti di conquista delle risorse. Ma con questo Brox si potrà concentrare più nella zona di Caps. Reckless ancora molto aggressivo su di Uzi, addirittura un dive a livello 3 in corsia inferiore per Brox e Caps. E questo potrebbe essere, dovrebbe essere primo sangue. C'è MLXG nella zona, ancora non lo sappiamo. Reckless sposta metà arcano, utilizzato in maniera difensiva. Ming è estremamente aggressivo, anche con l'utilizzo del flash. Poca ok. Lui arriva il primo sangue nelle mani. Ok. Di MLXG, ma dall'altra parte i Fnatic vogliono rispondere, almeno sul jungler della squadra avversaria. E qui MLXG, ok, scambia la kill che finisce nelle mani degli avversari. C'è stato il primo sangue,
Ok, però è arrivato per i Royal, voglio dire. Qui Fnatic che cosa stavano facendo? Allora, che stavano aspettando? Nonostante la situazione difficoltosa per i Royal Never Give Up, parte tutto da Ming che decide, possiamo dirlo, a matto, no, semplicemente vista la presenza di MLXG, di utilizzare Flash Ussione sul povero Reckless, che si trova in una posizione davvero scomoda, perché nonostante lo spostamento arcano comunque rimane rallentato dalla presenza della lingua frusta di Tahm Kench. Rivediamo l'azione, perché Brox e Caps qui si erano posizionati abbastanza bene. Il predatore non va a dare informazioni sensibili, ma qui la guarigione e il flash in avanti da parte di Ming bloccano Reckless sul posto ed è il jungler dei Royal a raccogliere il primo sangue. Non fosse che Caps ha trovato risorse in corsia centrale in risposta, penso abbia anche conquistato il potenziamento rosso, sì, affermativo, quindi questo gli permette di tornare ad essere un po' aggressivo contro Ryze. Hanno perso una tonnellata di tempo e risorse i Fnatic. Quello che doveva essere la loro azione si trasforma nel primo sangue dei Royal. È una situazione, diciamo, che si ribalta da una parte e dall'altra. I Fnatic non riescono a trovare l'effettivo vantaggio iniziale. È vero, trovano una kill di ritorno nei confronti del jungler avversario, ma questo non è abbastanza, soprattutto perché Caps si è allontanato per parecchio tempo dalla corsia centrale ed ora ritrova uno Xiao con ben 10 minion sopra rispetto al diretto avversario. Questo nel minuto 4. Per questo sottolineavo l'importanza di quella kill, perché non avesse trovato quella kill, Caps non dico avrebbe perso la corsia, però si sarebbe trovato pesantemente in difficoltà contro Ryze. Lumi posizionati adesso da parte di Bwipo, vuole visione prima di cercare di portarsi in avanti. Cercare di portarsi a proxare l'avversario, esatto. Anche perché c'è la presenza di MLXG proprio in quella zona, va a pulire un lume ora posizionato da Letmi. Entrambe le lacrime della Dea già completate nella corsia centrale, sia per Caps che per Xiao cominciano a staccarle, mentre MLXG cerca l'ingaggio insieme a Letmi su di Bwipo, che in questo caso viene rallentato. Brutta azione da parte del top player dei Fnatic, costretto a flashare via la... C'è la pozione, c'è la pozione e si salva. Ma si salva proprio con la pozione, è la suprema, intendevo. E va addirittura a proxare tra le due torri della base. E questo perché? Per l'aumento di velocità di movimento. Non si ferma più, non si ferma più. Bwipo, oltre che proxare, vuole cercare di suicidarsi, wow, per non dare gold agli avversari. E ci riesce perfettamente. Che meraviglia da parte sua, davvero, l'esecuzione su questo Singed. È così che va giocato questo campione. L'esecuzione è semplicemente sublime. E i Royal non sembrano avere una risposta efficace. Fnatic cercano di portarsi in corsia centrale, ma non trovano risorse. L'esecuzione impedisce anche di rispondere efficacemente, aveva rimosso entrambe le ondate di minion. Karen, ho un déjà vu, In questo caso però non c'è MLXG, sono in 4 nella corsia inferiore. Brox e Caps ancora una volta, livello 6 per Caps, non deve nemmeno utilizzare il muro della testatrice. Infatti Ming va giù in un nulla. Letmi prova ad evocare l'ariete, viene immediatamente bloccata dall'indistruttibile di Illisang. Una situazione di 4 contro 3, perché anche MLXG si avvicina nella zona ma sa di non poter fare nulla. Ok, qui... Sai, la situazione inizia a diventare abbastanza preoccupante per i Royal, perché con questo Tahm Kench stanno sacrificando non poche risorse. Reckless. Capisco... Oh. Reckless, c'è MLXG nella zona, arriverà una cetta? No, prima Ragnarok a rallentare l'avversario, costretto a passare via. Semplicemente flash difensivo misto allo spostamento arcano, Reckless salvo. Easy peasy. Reckless tornerà in base, ha un cristallo di mana che diventerà breve una lacrima della Dea. E rivediamo l'azione perché Brox si porta in corsia inferiore grazie al predatore. Ming aggredito con i colpi stordenti da parte di Illisang, trovano effettivamente sia lo stordimento che l'uccisione. Ancora una volta è Caps a raccogliere il tutto, però Xiao è in corsia superiore, vogliono Bwipo. Ancora, vogliono andare su Bwipo, addirittura corre verso la torre della squadra avversaria, la carica a bloccarlo, il no-cap, anche la prigione runica, poca vita per quel Bwipo che in questo caso non si salverà, in fondo non ha nemmeno il flash a disposizione. Che bella la build di Singed, è sempre bello vederla, quel triplo sigillo oscuro per potenziare a dismisura la pozione della corruzione e anche la sua suprema. Davvero, che splendore. Che bello vedere queste scelte praticamente su questi campioni così esotici, tra l'altro, che a volte ricompaiono all'interno della sfera competitiva.
Intanto ci si sposta in corsia centrale, dove Ryze è andato top a raccogliere una kill. Questo gli sta permettendo di recuperare nei confronti di Thalia. Il farm è alla pari, grosso modo su tutta la mappa. Stavolta effettivamente le aggressioni in corsia inferiore sono riuscite a tenere fermo Uzi. Uzi non sta surclassando di 20 minion Reckless al decimo minuto, e questo già è importante. Su Caps, portale dei reami già attivato, decide di utilizzare il flash verso la propria torre. Ancora respinta il Nidram, l'XG può contraggiare Broxa con il flash e il fucilione. Uccisione che va nelle sue mani. Easy peasy! Bravi, bravi, bravi qui Fnatic nel rispondere agli avversari e trovano una kill della loro. Bravo Broxa che riesce in qualche modo ad avere una buona sinergia con Caps, trovando questa uccisione su un ingaggio iniziato non solo da MLXG ma anche da Shao. Notiamo l'assenza totale di mana per il mid laner degli Royal Never Give Up, che riesce giusto a mettere a segno una prigione runica da prima su di Caps, ma il portale dei reami è stato utilizzato giusto per cercare di chiudere le strade al diretto avversario. Alla fine non va per i cinesi, non solo non trovano l'uccisione ma lasciano anche un membro della loro squadra. Stiamo parlando di MLXG, che fino ad ora lo abbiamo visto aggirarsi per lo più verso la corsia inferiore, la zona sud della landa degli Evocatori. E nonostante la presenza di un drago oceanico che può tanto aiutare le corsie in quella zona, ancora nessuno sta prendendo visione del fiume sud. Questo mi lasci di controllo, ora uno che verrà rimosso. Questo mi lascia quantomeno perplesso, perché drago oceanico darebbe così tanto alla composizione dei Fnatic. Voglio dire, hai Ezreal, Thalia, Singed dalla tua, sono tre campioni sui quali quel drago riuscirebbe a fare così tanto. Proxy farm con il drago oceanico immenso, Ezreal, drago oceanico immenso, anche perché ha bisogno, sì, di staccare non una ma ben due lacrime della dea. Thalia, drago oceanico, lacrime anche per lei, quindi anche lei ha bisogno di accumulare stack. Anche lei ha bisogno anche di mana per cercare trade favorevoli in fase di corsia, mentre Brox e Caps ancora se ne aggirano insieme per la landa come una coppietta in una calda giornata d'estate. Brox in questo caso vuole impedire l'accesso alla propria giungla di MLXG, che potrebbe piazzare visione, ma non c'è il lume, il trinket a disposizione per lui, ancora in ricarica dopo il posizionamento precedente. We Will Let Me letteralmente stanno giocando una partita a sé, mentre c'è un doppio gank nella corsia centrale. Caps però si ritrova abbastanza low di vita, infatti decide di non continuare questo scambio con gli avversari. Allora, corsia centrale, MLXG cerca di far capolino, ma Caps va a indietreggiare, situazione abbastanza comoda, colpo di lingua da bello. Parte... Oh, bello anche lo spostamento arcano però da parte di Reckless per evitare il pacificatore di Piltover. MLXG insieme a Shao all'interno della giungla nemica, tentativo di scambio di Lama Becchi, ma continuano a farli resettare, quindi voglio dire... È letteralmente un 2v2 da 5 minuti a questa parte, Garen. Brox e Caps contro Shao ed MLXG. Diventa quasi come in corsia inferiore, dove per ora, per tutte e tre le partite, abbiamo visto Reckless ed Illisang trovare almeno una kill in corsia contro i diretti avversari. Finalmente MLXG e Shao iniziano questo drago oceanico al minuto 11. Drago oceanico, siamo ancora nella fase di partita nella quale riesce ad essere iper efficace. Inoltre rimuovere il drago oceanico ai Fnatic è importante. Hai una doppia corsia da Rass, hai quella Caitlyn che continua ad aver bisogno di rigenerare mana. Portale dei reami, niente. Centrale, già attivato il portale dei reami, così come il muro della tessitrice. Semplicemente due supreme utilizzate da entrambi i mid laner. Si torna adesso in corsia superiore con la telecamera, dove vediamo Weepo aggredito ancora una volta. Ancora a gankare Weepo, ancora lì, ma è ancora top questo jungler. Provano a prenderlo, va a segno anche qualche colpo di torre. Alla fine uccisione presa proprio dal jungler dei Royal, proprio da MLXG. Sta andando per il sogno di Shurelia Weepo, immagino, con quella fiamma eterea. Sì. È molto probabile che sia quello il suo primo acquisto. Vuole andare proprio per la build da 0-12-0, ma vinco comunque la partita. Potere magico, riduzione ricarica, possibilità di avere velocità di movimento aggiuntiva per 2100 di oro. Giustamente si sposta invece Shao verso la corsia inferiore, sono in tre nella zona, ma viene visto da un lume posizionato all'interno del triplo cespuglio. La trifronda, la leggendaria trifronda. Che bello, che bellezza. Come la tua barba, quel cespuglio gli assomiglia un po'. La mia barba è una trifronda, confermato? Sì, ci sta. Perfetto, perfetto. Trifronda. Perfetto, perfetto. Guglia che viene conquistata, il drago oceanico però è in mano
dei ragazzi dei Royal Never Give Up, e il prossimo invece sarà dell'Aria. Il drago dell'Aria è importantissimo per i Fnatic, oltre che, vabbè, Skarner, ma hanno un Siege dalla loro possibilità di massimizzare, di rendere più efficiente la velocità di movimento acquisita proprio da questo obiettivo neutrale. Letmi cerca ancora un ingaggio sul diretto avversario, che si trova in questo momento con un parziale a livello di uccisioni di 0 kill, 3 morti e 0 assist, quindi abbastanza indietro sotto questo punto di vista, ma non importa. Il compito di Bwipo è semplicemente quello di starsene tranquillo in corsia, e finché continuerà a spostare le attenzioni di MLXG verso la corsia superiore, ai Fnatic va più che bene. Sai perché soprattutto? Perché comunque la composizione dei Fnatic è una composizione che non è che va a perdere tantissime risorse nel tempo, se i tempi di partita continuano ad essere questi. Se guardi il tabellone, siamo su un 3-3, siamo sulla parità intorno ai 22.000 gold, ambo i lati. Ti trovi semplicemente a voler stallare. Ora, la mia domanda diventa, stallare volendo applicare pressione di mappa con Singed nelle fasi tardive, giocandosela con Talia contro Ryze ed Ezreal contro Caitlyn, secondo te può essere la scommessa giusta? Può essere questa la chiave di vittoria del team europeo? Allora, c'è da dire che quella maschera dell'abisso nell'inventario di Ryze fa discutere, ma lo abbiamo visto anche in altre situazioni, proprio contro personaggi come Cassiopeia e Talia, cioè personaggi che lo mettono in difficoltà in fase di corsia. Oltretutto c'è anche una buona presenza di danni magici all'interno della squadra dei Fnatic, vediamo nella giungla, attenzione, per Brox uno Skarner, nella corsia superiore un Singed. Sono in due, c'è il muro disponibile. Non va a segno il morso del freddo, teletrasporto dei Royal Never Give Up per allontanare anche MLXG, che prova a prendere i Fnatic da dietro. Cazzo, Cazzo è mortissimo. Anche il colpo da check-in, un ultimo attacco base, ucciso. Ok, con un'ottima rotazione di MLXG, anche il portale dei Riami per teletrasportare Xiao ed Uzi a concludere una possibile uccisione su di Illisang. Flash molto aggressivo di Xiao, prigione, l'unica che va a segno. Illisang trova lo stand behind Brom dall'altra parte del muro, la salvezza verso i compagni di squadra. Rischia Uzi, che fai? Trova la kill brozza su di lui, forse anche su di Ming. Il controingaggio dei Fnatic, la vendetta vera. MLXG prova un minimo di inseguimento su di Broxa, che invece si rigira immediatamente sul jungler avversario. C'è anche Shaolin nella zona, il sangue bravissimo para tutti i danni della squadra avversaria. Oh. Si rigira per un attimo cercando di fare più danni possibili. Questi danni li trova, ma il tutto penso si interromperà con questa azione. Che cosa ha fatto Uzi con quel face check? Follia, da solo contro tre. Ma che cos'è questa roba? Il tutto si resetta con un 5-4 alla fine in favore dei Fnatic. Rivediamo l'azione dagli albori. Illisang cerca di andare aggressivo perché Caps aveva a disposizione il muro. MLXG dalle retrovie, viaggio dell'abisso di Damkench, flash attraverso il muro e Olaf completa l'uccisione. Viaggio adesso, più che viaggio, teletrasporto grazie al portale dei reami da parte di Ryze. Cercano di uccidere Illisang, ma uno sfortunato posizionamento da parte di Ming porta Damkench a sputare Brom in sicurezza. Ming aggredito in seconda battuta mentre MLXG cercava di fare praticamente il giro dell'oca pur di raggiungere il team avversario. Tentativo di teletrasporto di Letmi bloccato immediatamente anche quello. E guarda Singed, guarda Singed, stivali della rapidità e sogno di Shurelia. Correre, 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 decide di infilarsi due motori all'interno dei polpacci Singed e di cercare una fuga attraverso la velocità di movimento. Vediamo Illisang che ora comincia ad aggirarsi verso una zona più a nord rispetto a quella prescelta dal campione, cioè la corsia inferiore, per cercare anche visione e di posizionare lumi strategici, cercando di ovviare alle asimmetrie informative nei confronti della squadra avversaria. Qui Caps si porta verso la rimozione dei lamabecchi, continua a farmare in maniera abbastanza aggressiva, ma parlando di aggressività, che cosa ne pensi della mannaia oscura verso la quale sta andando a optare Olaf? Non sarà né un Olaf utilità né un Olaf tank, vuole andare aggressivo. Vuole andare aggressivo e anche possibilità di distruggere completamente l'armatura della squadra avversaria, di ridurre le resistenze. Ricordiamo che oltre ad essere molto resistente lo Skarner di Broxa, c'è anche un Brom presente. Che cosa vuol dire? Brom con la sua W, con il suo stai dietro a Brom, ha la possibilità di donare armatura e resistenza magica alla squadra avversaria. In questo caso lo vediamo impegnato nell'utilizzo di una frattura. Attenzione! A bloccare Ming, bulbo esplosivo dall'altra parte del muro, cerca un rallentamento, viene spinto all'indietro dallo smottamento di Talia. Rekkles va sempre più aggressivo, i colpi sordenti vanno a segno, manca un ultimo attacco base, ancora viene catturato. Guarda Bwipo! Anche il mid laner della squadra avversaria troverà la kill. Bwipo, ancora si rigirano i Fnatic, doppia uccisione per lui! Bwipo quanto corre! Fate partire Running in the 90!
Mamma mia che azione da parte di questo Singed. Teletrasporto così bello che mi ricorda Looper ai tempi d'oro dei Samsung. E qui MLXG si trova purtroppo costretto a indietreggiare con i Fnatic che conquistano tutto quello che c'era da conquistare. Guarda la pressione di corsia, la torre in corsia superiore dei Fnatic non è stata neanche sfiorata, mentre quella in corsia superiore e inferiore dei Royal se la stanno vedendo brutta. Prima torre, prima torre, prima torre per i Fnatic, per i ragazzi dei Fnatic, ed oltre ad essa anche il secondo drago, il drago dell'aria, abbiamo detto tanto importante per i ragazzi della squadra europea, per quella Thalia, per quello Skarner, ma soprattutto per quel Singed, per quel Weepo. Wow, davvero Weepo. Rivediamo l'azione perché è stata semplicemente splendida. Illisang rallentato inizialmente dal colpo di frusta di Ming. Ming che si trova rallentato ma davvero poco da questa frattura glaciale, una suprema quasi sprecata, ma lo vediamo arrivare adesso il teletrasporto che viene canalizzato. E quanto corre Weepo! Pozione della follia, viene bloccata la passiva su praticamente tutti, anche il sogno di Shurelia. Quel Weepo va come una Ferrari. Doppia uccisione per lui, inoltre, stando lì fermo a guardare. Bellissimo, bellissimo. Corre per tutta la landa degli evocatori, addirittura cerca un minimo ingaggio, la possibilità di spingere all'indietro l'Etmi, non lo troverà. Conquista tuttavia Reckless la torre della corsia superiore, così come Uzi trova la controparte nella landa degli evocatori. Ora messaggero della landa iniziato per i ragazzi di Fnatic, iniziato da Broxa ed Illisang, troppo lontani Shao ed MLXG per arrivare nella zona nonostante il portale dei reami a disposizione. Dunque semplicemente lasciato un obiettivo, ma cosa fanno Ming ed Uzi? Cosa fanno? Vanno giustamente a mettere pressione dall'altra parte, in fondo non c'è nessuno. Muro della testatrice utilizzato da Caps per cercare di bloccare, di rallentare la difesa di Shao ed MLXG nei confronti della corsia centrale. Ancora scambi di strutture, Uzi, sì. Uzi e Ming hanno preso due torri in botlane nel mentre. Ok, però questo che cosa sta dando ai Fnatic? Finalmente l'apertura definitiva della mappa. Crollano tutte le strutture esterne e questo dall'altro lato non trova risposta perché la corsia superiore e quella centrale sono ancora completamente integre. Il fatto che Weepo stia giocando questo Singed, adesso completato per lui anche il tormento di Liandry, quindi danni percentuali, non può più essere inseguito. Da qui in poi inseguire Singed significa volersi davvero davvero male. Assolutamente, i Royal Never Give Up dunque non potranno trovare una possibilità di controingaggio su di lui, mentre lo standard del comando già completato dall'altra parte per l'Etmi, che potrà essere tranquillamente eliminato dallo smaterializzatore. Rido perché l'animazione della canalizzazione di Tahm Kench è davvero meravigliosa. C'è lui che semplicemente tira fuori la lingua e la punta verso ciò verso il quale sta canalizzando. Bellissimo, bellissimo. Weepo. Davvero vogliono continuare a inseguire Weepo? Il portale dei reami che viene attivato, alla fine nemmeno preso da parte del midlaner dei Royal Never Give Up, bloccato anche dalla prigione runica. Uccisione infine consegnata nelle mani di MLXG, mentre i Fnatic decidono di radunarsi attorno alla zona della corsia centrale. Qui, sai, ti trovi in una situazione dove sei Singed, voglio dire, non è un campione che aggredire ti dà risorse, è un campione che invece, preso a più riprese in questo modo, va ad assorbire risorse dalla sua. È quello che vuoi fare se sei Singed. Vuoi distrarre il team avversario mentre i tuoi compagni di squadra sono liberi di giocare la mappa. L'abbiamo preventivato in fase di selezione campioni, è così che Weepo vuole giocare. È riuscito a farlo con Camille? Adesso si trova con un campione creato apposta per questo scopo. In corsia centrale, Reckless e Illisang continuano ad accumulare farm. Sono riusciti a tenere molto a bada Uzi, finalmente, i membri dei Fnatic. E questo permette a Reckless di avere effettivamente, non dico un vantaggio marcato, ma di non venire surclassato in power spike da un tiratore che comunque in late game andrà a perdere di danni. Non in generale, ma nei confronti di un Reckless a doppia lacrima, assolutamente sì. Dall'altra parte Uzi si può far forte della protezione del suo supporto con la fascia d'argento vivo presa immediatamente per quel Tahm Kench per difendersi anche dalle aggressioni, anzi soprattutto dalle aggressioni dello scanner di Broxa. Uno contro uno tra Shao e Weepo si aggirano nella zona praticamente tutti i ragazzi dei Fnatic, Broxa anche il trasporto, Caps al muro della testatrice a disposizione, decide di non utilizzarlo perché viene bloccato Shao in un primo momento, all'inseguimento quattro persone, si rigira dall'altra parte, lo smottamento da una parte e dall'altra Shao come una pallina all'interno di un campo da biliardino, semplicemente si prendono l'uccisione i Fnatic ma perdono tanto tempo. Infatti i Royal Never Give Up riescono a prendere la struttura della corsia superiore. D'accordo, scambio di uccisione per struttura, stavolta sono i Fnatic che abboccano allo stesso amo che avevano gettato nello stagno precedentemente.
Royal però si trovano a subire adesso un assedio in corsia centrale, forti di Reckless e del suo arrasto a lungo raggio, forti anche di una convergenza di Zeke nelle mani di Brox e adesso del messaggero della Landa. Messaggero che però viene rallentato dai servitori, quindi sta prendendo un bel po' di danni. La capocciata c'è, ma non è significativa. Un terzo della barra degli HP, non il migliore dei trade. Ricordiamo che i danni del messaggero della Landa nei confronti della struttura vanno a scalare con la sua vita attuale, quindi se lo si va a danneggiare effettivamente andrà a fare meno danni. Ottimo lavoro di Wipo invece dall'altra parte della mappa, che riesce a mettere pressione almeno sotto il punto di vista delle ondate di minion, ma che trova semplicemente uno spostamento di Shao. Shao dalla sua a disposizione sia portale dei reami che il teletrasporto, quindi non ci sarà difficoltà nel riunirsi con i compagni di squadra. 40 3, secondi all'altro drago dell'aria. Tre oggetti da resistenza magica da parte di Raid, sta andando praticamente off tank. Abbiamo la maschera dell'abisso, i gambali di mercurio e la fascia d'argento vivo. Non vuole morire. E se consideri che Raid riesce a mettere a segno quei danni che abbiamo visto in un 1 contro 4, avendo solo un abbraccio serafico come fonte di ability power nel suo inventario, è immenso. Lo scaling di quel Raid è una cosa che non puoi sottovalutare. Beh, oltretutto consideriamo anche che l'abbraccio serafico va a scalare con il mana e la maschera dell'abisso te ne dà. Ovviamente, e per Raid comunque il mana è già di base una fonte di statistiche offensive, dati gli scaling. Scaling che al momento non sono ottimi, ma che dopo il suo 150esimo rework che vedremo a breve sulla Landa, torneranno ad essere più opprimenti. Shao contro Wipo, Wipo rischia. Uno, ma rischia di più Uzi nella corsia centrale. Ming prova a divorarlo, c'è il flash a disposizione per Brox, decide di non utilizzarlo nemmeno per catturare il supporto della squadra avversaria. Ancora MLXG invece che cosa decide di fare? Di spostarsi verso la zona della corsia inferiore, già attivato il veleno, flash aggressivo, la prigioniera unica a bloccarlo ancora una volta. Ragnarok di MLXG continua l'inseguimento, accettata dritta sulla fronte del top lane avversario. Anche l'ariete di Letmi bloccata perfettamente dalla presenza di Ilisang. Shao con poca vita, Brox a prova da dietro. Oddio! Carlo, ma viene anche salvato dalla presenza di Ming. Caps in mezzo a quattro persone, in balia della squadra avversaria, non può salvarsi in nessun modo. Drago dell'aria iniziato dai Royal Never Give Up, immediatamente abbandonata l'idea. Rovina totale per i Fnatic, che si trovano a sacrificare praticamente tutto, partendo da quel Wipo che doveva attirare risorse su di sé per distrarre dai compagni di squadra. Ma qui l'errore non lo fanno i Royal a inseguire Singed, lo fanno i Fnatic a inseguire il loro stesso top laner. Perché questo potrebbe essere Barone, anzi dovrebbe essere Barone. Questo è Barone per i Royal Never Give Up, lo iniziano ormai poca vita, sono in 5, incontestabile da parte dei Fnatic, della squadra europea. Ancora una volta, ennesimo obiettivo epico in tre partite consegnato ai cinesi. Peccato, perché questi Fnatic stavano giocando così bene intorno a Singed e si perdono in un bicchiere d'acqua. Rivediamo l'azione, flash in avanti da parte di Shao, la prigione runica permette una raffica arcana immediata ed è il flash di Olaf con i colpi furenti e di conseguenza i danni puri a fare breccia nelle difese dell'avversario. Parlavamo di Shao e qui lo vediamo in mezzo a tre, nonostante ciò le difese di Raid, gli scudi, la sua build praticamente off tank gli permettono di sopravvivere a tutto, cortesia anche di Ming che sta davvero facendo scuola su questo tank catch. Ming sta giocando uno dei migliori tank catch di questo torneo. Sono perfettamente d'accordo, oltre a quello di Gorilla, che lo abbiamo visto con un tank catch anche lì efficiente, davvero efficace. Ma le prestazioni di Kingzone le rivedremo nelle fasi prolungate. Ora è Fnatic contro Royal Never Give Up. Sai, pensare all'idea di vedere una finale best of five potenziale tra... Occhio, muro della destitrice. Vogliono ingaggiare Ilisang dall'altra parte del muro. Buona la frattura glaciale, però colpire una semplice persona, mentre lo smottamento della talia di Caps non va a segno. Okay. Letmi arriva da dietro, ha a disposizione la suprema, vediamo se la utilizzerà. Eccola qua che arriva, un'ariete a non cappare Reckless e Wipo. Ciao! Ciao! Brilla di luce propria e trova l'uccisione. E qui il mid laner dei Royal, ancora una volta, una quantità di danni semplicemente disumani. Non c'è modo di contestare. Reckless non ha ancora completato l'abbraccio serafico, non ha fonti di resistenza magica, è in balia del mid laner avversario. Splendido l'utilizzo del portale dei reami, adesso è assedio da parte dei Royal. Un'altra torre? Un'altra torre? La risposta sembra essere sì, no. Decidono di disingaggiare, ma solo aspettando la prossima ondata. Mentre si spostano. MLXG dall'altra parte già fa un ottimo lavoro andando a pushare quell'ondata nella corsia superiore. Sai,
Reckless, ok, insistere su questo Ezreal, ma i Royal sembrano averlo letto fin troppo bene con questa composizione. Buipo continua ad applicare pressione, ma per quanto Singed possa applicare pressione di mappa, grazie a quello che è il funzionamento del campione, non hai pressione sulle strutture neanche lontanamente paragonabile a quella di Camille, e quella è una torre che ci metterà tre quarti d'ora a crollare. Tormento di Liandry? Check. Standardo del comando? Check. Sogno di Shurelia? Anche lì ok? Non basta, non basta ancora. Fnatic, si stanno giocando il tutto per tutto, ma ancora una volta non sembra essere abbastanza. I danni per la squadra cinese derivano anche da MLXG, non è solo la presenza di Xiao ed Uzi, ma quella mannaia oscura va a mettere molto in difficoltà i Fnatic. Guarda, non solo la mannaia oscura, guarda quell'Olaf, voglio dire, mannaia oscura e Angelo Custode, è una build così iperaggressiva da parte di un Olaf in competitivo. E ciò nonostante MLXG rimescola completamente quelle che sono le sue necessità e quelle dei compagni di squadra, forte comunque del fatto di due fulcri di potere, e sto parlando di Xiao e di Uzi, totalmente indipendenti. Non è lui a dover dare utilità, perché il team sta già vincendo, lui vuole solo essere la carta vincente per vincere di più. La carta vincente per vincere di più, beh, si può stare, si può fare. MLXG, hai in mente quando entrambi hanno lo stesso punto in mano e allora si decide con le carte che hai in più a sì, chi ha la carta? Esatto, esattamente. In quel caso Olaf è quella carta. Weibo prova ad andare a mettere pressione in una corsia laterale, in questo caso quella superiore, oh, mentre Uzi si trasforma in un flanker. Oh, porta le derami, Reckless immediato costretto al flash dall'altra parte del muro, mentre Uzi fa tantissimi danni da dietro, va praticamente a esplodere i membri della squadra avversaria. Anche Reckless dall'altra parte rischia di trovare un'uccisione su di MLXG, che non arriverà nel successivo. Sono i due portatori. Guarda Uzi, di CS. Oh, ma che botta, un colpo di mortaio dritto sui denti di Reckless, ancora un altro. Uzi troverà la kill sul tiratore avversario, sul diretto avversario. Viaggio dell'abisso utilizzato, bravo Uzi a well evitare flash. Tutto flash. E a chiudere l'uccisione sarà Letmi con il suo horn su quel povero Caps. Ormai 40 secondi per Caps, 30 per la maggior parte dei Fnatic, per almeno un inibitore. Per fortuna Singed si era occupato della corsia superiore, quella corsia iper pushata, perché altrimenti non sarebbe stato abbastanza neanche per difendere la base. Crolleranno due inibitori, corsia centrale ci saluta, corsia inferiore anche quella addio. Non c'è nulla da fare, rovina per i Fnatic, che si trovano con la base a pezzi e con solo cocci da raccogliere tra le mani. Mi dispiace vedere i Fnatic in queste condizioni, perché effettivamente la serie non è stata giocata per niente male da parte loro. Anche questa terza partita lo hanno giocata in maniera metodica, in parte buona con Weepo, con il suo Singed, che non voglio dare assolutamente la colpa al suo pick per la situazione che si è andata a creare. No, però voglio dire, guarda questo flank, semplice meraviglia, poesia in movimento da parte dei Royal, che si trovano ad aggredire Illisang, e qui Ming con il flash in avanti è ancora lui il protagonista in sordina dell'azione, letteralmente. E da dietro il sipario riesce a fare così tanto per i compagni di squadra. Uzi qui ha tirato una sberla che penso che l'abbiano sentita anche gli zii di Reckless da qualche parte, ovunque si siano. Si porta in avanti aggressivo, riesce grazie alla velocità di movimento data dal piede lesto a schivare lo smottamento di Thalia, per poi riposizionarsi con un flash eccellente pitagorico nell'angolazione per evitare la raffica filettata. Semplicemente Uzi, Uzi, Uzi. E ai ragazzi di Royal non rimane altro da fare se non pushare la corsia superiore. I due inibitori dall'altra parte sono già caduti, quindi pressione che arriverà in automatico. Xiao ha il portale di reami a disposizione, Letmi non ha teletrasporto, può sfruttare la suprema del compagno di squadra, anche perché di obiettivi nella mappa almeno al momento non ce ne sono, ma tra un minuto arriverà un barone Nashor. Occhio, MLXG aggredito, è un Olaf molto fragile, ma è un Olaf che non teme nessuno, forte e indipendente, ha comunque già anche l'angelo custode disponibile. Non c'è possibilità di insistere su di lui, semplicemente perché insistere su di lui significherebbe rischiare fin troppo. Muro della testa, okay. Di dividere MLXG, fragile nel corpo ma non nello spirito, decide di stare lì dall'altra parte del muro e di non approfittare del corridoio aperto da Letmi. Ragnarok attivato. Addirittura! Il blocco non arriva, lo sbarramento energetico sì, per cercare di buttarlo il più giù possibile. È molto low MLXG nonostante la attenzione a Weepo dell'angelo custode. Weepo prova a flancare gli avversari, non troverà nulla. I Royal Never Give Up stanno tutti insieme, tutti attaccati, sono stretti proprio per evitare degli ingaggi aggressivi. Niente, il tutto sembra volersi resettare comunque con un buon colpo dalla distanza da parte di Caitlyn, ma i danni su Illisang adesso tardano ad arrivare. C'è un po' di armatura, ci sono un po' di HP, le resistenze di Braum sono finalmente disponibili.
in quello ovviamente che è l'ottica di una build da supporto incentrato sull'utilità. Vanno per il barone, così? Così poco rispetto? C'è anche Shaun nella zona, c'è un buon vantaggio di oro. Guarda dove sono i Fnatic, sono tutti in base. Devono difendere per forza, giustamente. Oh, ragazzi, i Royal se ne approfittano. E come se ne approfittano. MLXG chiude da prima un'uccisione su di Brozza, poi si rigireranno verso questo barone Nashor. Colpo di testa letale, manco fosse Zidane, questo top laner dei Royal. Micidiale nell'esecuzione, nell'intercettare il flash difensivo di Broxa con il ritorno del montone. Jungler morto, barone semplice, Illisang rischia, Illisang ci saluta. Morto, assolutamente, prigione runica che basterà per bloccarlo quel poco. Arriverà un colpo di cecchino dal poliziotto di Piltover a chiudere l'uccisione. Reckless che cosa sta facendo lì esattamente? Voglio dire, ci ha rinunciato così tanto mentalmente? Vista la situazione può darsi. Qua Uzi sta attaccando la torre insieme ai compagni di squadra, sa di poterselo permettere, è troppo difficile da gestire il tutto. C'è un problema, i Fnatic hanno tanto wave clear, ma che cosa serve i wave clear se gli avversari riescono a pushare anche senza minion? Adesso cercheranno un ingaggio proprio sul mid laner della squadra avversaria, l'ariete va a segno, no cap su di lui, un colpo di torre a segno. Memma! Fa proccare l'angelo custode mentre Shaw si ritrova in balia dei danni. Guarda Reckless! Guarda Reckless! Un altro shutdown! Reckless! Reckless! Un ultimo attacco base! La tripla! Per lui. Benda! Va prima su Ming! Quadrupla uccisione! Forse Letmi! Il muro della testatrice Caps vuole andare a chiudere le strade del top laner avversario. Reckless, spostamento arcano, colpo mistico, arriva la pentakill! Reckless è così vicino! No! 5 uccisioni! Pentakill! Reckless! Il miracolo dal nulla! Reckless tiene in piedi la partita! Riesce insieme all'aiuto di Broxa e in successiva anche di Caps a prendersi queste 5 kill, a prendere l'intera squadra di Fnatic, mettersela in spalla e camminare dritto fino alla base dei Royal Never Give Up, verso la base dei Royal Never Give Up. E quando all'improvviso vedi un Ezreal che da 1-4-6 diventa 6-4-6, i tempi cambiano. Senti anche il pubblico com'è positivo, com'è propositivo, vuole che questi Fnatic vincano e con questo miracolo di Reckless potrebbero farlo. Rivediamo l'azione, flash in avanti da parte di Ming, evocazione del montone da parte di Ornn, Letmi cercano di tirare tutto il possibile su Caps, ma una guarigione sempre da parte di Reckless lo tiene in salute. L'uccisione arriva alla prima su Ryze, quindi manca il DPS, morto anche Olaf, nonostante l'utilizzo dell'angelo custode torna in vita e viene giustiziato. Reckless, aggressivo come non mai, va contro Ming, non arriva in tempo neanche il colpo di lingua. E qui semplicemente gli si vuole dare ciò che è meritato, pentakill da parte del suo Ezreal. Stava riuscendo quasi a fuggire Letmi, c'era Broxa lì di fianco comunque a cercare di chiudere il tutto. Guarda quell'ultimo attacco base, pentakill per il tiratore dei Fnatic. L'ultima stella di Ezreal che parte e cade sopra la testa degli Letmi, così come la stella Letmi stesso che cade per i Royal Never Give Up. L'intera squadra dunque, oltre alla pentakill, ovviamente un ace per i Fnatic che possono riprendere fiato, possono riprendere respiro e andare ad abbattere non una ma ben due torri, strutture della squadra avversaria. Ora però non i solo. Royal Never Give Up si sono ricompattati. Hanno difeso le proprie di strutture, questo è importantissimo. Sì. I Royal, forti del loro vantaggio, vanno per un ingaggio completamente sconsiderato nella base, non decidono di conquistare quelli che sarebbero stati due inibitori scoperti e invece vanno per l'unica struttura presente. Reckless è in un parco giochi a quel punto, dalla distanza full build con questo suo Ezreal, doppio getto da lacrima, troppo troppo efficace. Vediamo cosa adesso riusciranno a fare i Fnatic per tornare, ma senti il pubblico come decide di incitare i loro beniamini. Wipo. Si ritrova una situazione di 1 contro 5, viene in un primo momento rallentato da MLXG, si rigira per un attimo. MLXG? Jungler della squadra avversaria, uccisione trovata proprio da Wipo. Shaw non può fare nulla con la sua prigione runica per quanto possa rallentare gli avversari, bloccare per un attimo Broxa. Ora i Fnatic sono in superiorità numerica nei confronti di Royal Never Give Up. Posso andare a prendere la torre da corsa centrale, ma chiaro, basta un attacco base, andranno diritti verso la seconda? Guarda, qui azione classica alla MLXD, perché purtroppo il jungler dei Royal decide di regalare la sua vita agli avversari e Fnatic sono a fare breccia nella base. 5 contro 4, il critico connette su Reckless, ma non gli importa, quello è un inibitore gratuito.
i Fnatic riescono letteralmente a sconvolgere un copione che sembrava già scritto. Qui stanno davvero lottando con le unghie e con i denti, vogliono questa partita ad ogni costo. Ci troviamo al 15-15, ci troviamo a la parità totale di gold, perché quella differenza ormai non significa davvero nulla, siamo al 37esimo minuto, sentiamo ogni tanto delle urla sconsiderate da parte del pubblico. Caps sta facendo un lavorone, Reckless sta facendo un lavorone, ma Buipo, anche lui, che cosa non ci sta regalando? Guarda la sua build, non solo il bastone del vuoto, ma lo scettro di cristallo è stato già associato al tormento di Liandry, vuol dire che Singed adesso è online, non è più un Singed che puoi ignorare. Olaf aveva il Ragnarok, che stava facendo lì? Suprema da parte di Ezreal, la semplice wave clear in corsia centrale. Il punto è che concede tantissimo con una semplice morte MLXG ai ragazzi della squadra avversaria. Ora tantissima stasi, tantissima possibilità di diventare d'oro sia per Shao che per Letmi, perché c'è un cronografo all'interno del suo inventario. Sì, guarda, sai... La strapietra e il gargoyle. Molto probabile arrivati a questo punto, perché ti serve assolutamente quando ti lanci in mezzo agli avversari. Non puoi più sottovalutare quella fonte di danno. Voglio dire, Weepo adesso è in una situazione troppo comoda. Troppo, troppo comoda. Andare ad ignorare Singed significa sacrificare la propria vita agli avversari. L'elmo adattivo ti dà tanto, ma non abbastanza comunque, quindi vuoi quella fonte ulteriore. Shao contro Buipo, mentre Letmi viene zonato da Caps e Reckless. Letmi cercava di dare una mano, in questo caso si ritrova bloccato, l'ariete che costringe comunque Reckless ad utilizzare il flash, e questo è importante. Colpo da cecchino dalla distanza su di Buipo, portale di reame anche utilizzato per andare all'inseguimento, non va a segno la prigione runica, almeno non in un primo momento. I Fnatic cercano un aiuto disperato, di dare un aiuto disperato al compagno di squadra. Stanno davvero inseguendo Singed, voglio dire... Ragnarok, flash molto aggressivo MLXG, uccisione trovata. Oh, ok. Ma è un problema gigantesco per i Fnatic, perché si ritrovano in meno per un minuto. Sì, si trovano non solo in inferiorità numerica, ma si trovano senza il loro fulcro principale di pressione di mappa. Vuol dire che adesso i Royal hanno a disposizione il barone Nashor tra 20 secondi e i Fnatic non hanno a disposizione qualcosa che distragga gli avversari da quell'obiettivo. 10 secondi all'arrivo dell'obiettivo neutrale principale e sta per arrivare nella landa. Ma a parte questi Fnatic, come diceva il mio collega, sono in 4. In 4 contro 5, difendere quando mancano ancora 30 secondi. È vero, c'è il teletrasporto a disposizione, ma non penso che riusciranno a far perdere abbastanza tempo ai Royal. Infatti tirano dritti verso la base. Addirittura? No, è follia. No, hanno i richiami potenziati dal barone. Possono pushare in bot lane semplicemente. Pushano quei minion e se ne rivanno in base. Ok, è una conquista così modesta. Davvero, capisco il non poter contestare il barone. E capisco non volersi giocare neanche il 50-50 sui jungler, perché... Ha senso, perde un minuto se muore Brox. Esatto, e inoltre Brox è in inferiorità di livello rispetto a MLXG, quindi... Però... Voglio dire, paradosso di Zonia completato da parte di Shao, e quindi quella che già stavi preventivando come stasi adesso si associa a una quantità di statistiche sia difensive che offensive semplicemente enorme. Abbiamo anche il frammento incandescente da parte di Uzi. La presenza di Ornn inizia a farsi sentire negli inventari dei suoi compagni di squadra e crea una bella problematica per i Fnatic. Inoltre mi aspetto anche a questo punto la mannaia d'ossidiana da parte di Olaf. Volendo optare per qualcosa di così aggressivo, vai aggressivo fino in fondo. Sono in 5, compatti all'interno della corsia centrale, decide di staccarsi per un attimo MLXG cercando di rubare dei campi alla squadra avversaria. Avete visto ragazzi, è così che si fa quando una squadra è in vantaggio, devi rubare i campi di giungla andando ad impedire una ripresa sia dell'oro che dell'esperienza. Devi tagliare assolutamente ogni fonte di sostegno degli avversari, devi staccargli la bombola dell'ossigeno, è la classica manovra strozzamento, quella manovra dove non cerchi le kill, dove cerchi semplicemente tutto quello che la mappa ha da offrire e lo rimuovi metodicamente dagli avversari. Quanto MLX... in attesa dell'arrivo dei minion. MLXG aggressivo in corsia centrale, forte di un angelo custode, vanno ad aggredire l'inibitore, il minion cannone potenziato sia dallo stendardo che dalla mano del barone, picchia in maniera non indifferente, cercano l'aggressione dalla distanza ma non è abbastanza. Smottamento da parte di Talia che avvicina il minion alla propria squadra giusto per poterlo giustiziare, ma a breve ne arriveranno altri. Peccato per quell'inibitore, peccato per il Royal Never Give Up, manca poco prima dell'abbattimento di quest'ultimo, vediamo se arriverà. Sempre più aggressivi, Uzi, due colpi, altri tre colpi da parte sua e arriva. Ora due, eccolo qui, eccolo qui. Non riescono a contrastarlo i Fnatic.
Fnatic comunque si trovano adesso in una fase di partita dove, specialmente su giocatori come Reckless, penso abbiano abbastanza soldi da iniziare la classica manovra difensiva con i portali di Zrot. Ricordiamo che sono stati Fnatic a introdurre questa manovra in Europa, in quello che è stato uno dei late game più assurdi della storia da parte loro. Devono in qualche modo fare un miracolo. Questo assedio con la mano del barone non trova risposta al momento. Uzi dalla distanza con questa Caitlyn può permettersi anche di tancare colpi di torre. Lume blu. Doppio Randuin per quanto riguarda i Fnatic per cercare di ovviare ai danni del principale portatore DPS di Royal Never Give Up. Stiamo ovviamente parlando di Uzi che si ritrova full build. Sai qual è il problema? Ok investire così sugli orgogli di Randuin, ma vai a peccare così in resistenza magica. Vuol dire che quel Ryze, per quanto la sua sia una build iper difensiva, voglio dire, quella è davvero una delle build più conservative della storia che abbiamo visto su Ryze. Let Me apre una porta in quello che è il muro della tessitrice, è totalmente inutile quell'abilità contro Ornn per cercare di bloccare le ondate di servitori. MLXG sì, prende danni, ma ha un angelo custode, quindi può permettersi di correre in faccia agli avversari. Assedio all'inibitore. Guarda quanti minion in corsia inferiore da parte dei Royal Never Give Up! Eh sì. E come fanno a difendere anche quell'inibitore? Già quello della corsia centrale è caduto, stanno arrivando i super minion in quella zona, c'è lo stendardo del comando, Brox riesce a parare il colpo di cecchino di Uzi, ma giustamente i Royal Never Give Up devono semplicemente attendere, qualcuno si sposterà e infatti Singed. È Guipo. Singed deve per forza spostarsi e questo da una finestra d'assedio, infatti Uzi insieme ai compagni di squadra, nonostante la suprema di Ezreal, faccia un buon quantitativo di danni grazie all'ability power acquisito dall'abbraccio serafico, la presenza del memento mori per cercare di bloccare le cure avversarie non permette di avere anche la build iper aggressiva ibrida che vediamo di solito. Abbiamo visto che questa build vanta come ultimo oggetto la pistola alla Mextech. Ti dà sia AD che AP, hai un po' di tutto per continuare a fare danno. In questo caso, per quanto abbia trovato una pentakill, Reckless non riesce ad essere, a imporsi, non riesce a imporsi. Dalla sua, comunque, la presenza di quel medaglione del solare di ferro dalla parte di Illissang va a neutralizzare parte dell'ingaggio che deriva da Letmi per un semplice motivo. Arriva l'ariete e attivo l'oggetto, ma a parte questa situazione è costretto a una redenzione anche per cercare di dare nuova vita ai suoi carry durante le fasi di teamfight e anche al suo Broxa, che è il principale strumento di ingaggio dei Fnatic. Qui, in generale, curiosità che voglio dare a chi ci sta seguendo da casa, Uzi ancora una volta ci troviamo con i suoi 517 minion al 45esimo. Uzi è entrato alla fase di semifinale con... Ah, intanto è stato effettivamente comprato il portale di Zrot, come stavamo anticipando. Sì. Uzi è entrato nella fase di semifinale con una media di minion per minuto di 13,6. Wow. Capisci? E noi che pensavamo fosse alta quella di Reckless in Europa con 12 minion al minuto in media. Era disumana. Esatto. Ma comunque Uzi è ancora più alieno. Vanno ad aggredire proprio l'ultima corsia rimasta con l'inibitore da parte dei Fnatic. Ming, MLXG, Let Me stanno solo aspettando Uzi e Shao. Colpo perfetto, tankato di faccia da parte di Brox. Nessun danno, lo scudo di cristallo va a tutire la totalità dell'abilità. Cercano un po' di wave clear. Grazie al portale di Zrot stanno riuscendo a tenere a bada il tutto. E la cosa bella è che di questa statistica è che è una media. Sì. Proprio il fatto che Uzi riesce letteralmente a ripeterla in ogni singola partita. Stanno cercando in qualche modo di tenere testa agli avversari, però volta dopo volta si avvicinano sempre di più. Inizieranno ad arrivare gli attacchi su quell'inibitore? No, decidono di disingaggiare. Bravo Buipo che grazie al tormento di Liandry sta riuscendo a gestire entrambe le ondate di super minion che fanno breccia nella base delle altre due corsie, ma iniziano ad arrivare i danni. Uzi, forte del suo DPS, praticamente incessante, forte del suo range, ma arriva l'ingaggio? No. Frattura glaciale su Letmi semplicemente per allontanare i Royal. Sprecata completamente. E niente da fare. Tre inibitori giù. Che te ne pare di Ornn AP? Con la Glacidra Izonia? Trovo sia una scelta discutibile, ma in questo momento della partita è efficiente. Beh, sì, chiamiamo... Vabbè. Okay, è parlando di Ornn! Può essere la situazione devastante per i Fnatic, può essere l'ingaggio finale, il pungiglione che va a segno, Ming flash divorare per cercare di salvare il compagno di squadra, anche Shao costretto a riposizionarsi in maniera difensiva, mentre Uzi prova a spalmare danni all'interno di questa schermaglia, Buipo molto aggressivo, lo riporta all'indietro, l'angelo custode a disposizione, tra poco dovrà ritornare in vita il tiratore dei ragazzi della squadra cinese, ancora una volta salvato, mangiato rovina!
i Fnatic si ritrovano con una schermaglia devastante, una sconfitta gigantesca per loro in questo 3-0. Il Nexus sta per esplodere, si girano un attimo sugli avversari, shutdown su Reckless e i Royal Never Give Up arrivano in finale del Mid-Season Invitational 2018 con un 3-0 sui ragazzi della squadra europea, sui ragazzi della squadra di Reckless. E qui abbiamo visto la ripresa proprio su Reckless, faccia affranta. Sanno che questa non solo è stata una sconfitta, ma è stata una sconfitta cocente. Questi Royal Never Give Up, semplicemente inarrestabili, disumani su ogni fronte, riescono a trovare tre partite pulitissime una dopo l'altra. Nonostante quella curiosa clessidra di Zonia su Horn in conclusione della partita, sono stati